Cari figlioli, salve, ben ritrovati, io come sempre sono Dave e devo dire ci siamo arrivati, figlioli come vedete sono tutta imbardata perché ci dobbiamo preparare al peggio. Ahimè è giunto il momento di affrontare il boss, quel cattivone con tutti quei tentacoloni che sembra un po' li pazzo. Devo dire che ho trovato tutte le scuse di questo mondo pur di non intraprendere questa sfida, perché onestamente proprio non so, il mio subinconscio mi dice devi non farlo, tant'è che mi sono messo piuttosto a perdere tempo a costruire sta roba qua, piuttosto che affrontare il boss. Vabbè, ci tocca, figliuoli. Allora, lì che succede? Lì c'è un carchino che vuole entrare, ma no, senza prenotazione qua non si entra, mi spiace, guardate le sue zampette come penetrano. Lascia perdere. E allora, cari figlioli, beh, stavo pensando a chi portare. Sicuramente ci portiamo i nostri megalosauri, guardati quanti ne abbiamo. Qui dentro, come sempre, lascerò la femmina, l'ultima che abbiamo avuto, che dovrebbe essere la migliore, e il nostro migliore maschio. Loro li lascio qua, non si sa mai che devono riprodurre e ripopolare di nuovo l'arca. Questa è un'altra femmina di buon livello, a te qui in tre. Poi nel frigo c'ho ancora tipo una ventina di uova fertilizzate che mi tengo lì buone buonine e poi tra loro ne sceglieremo. Credo che possiamo portarci fino a 20 animali, se non ricordo male, tra cui anche loro, nonostante la dimensione imponente, possono entrare. Guardate che carini, ora sono tutti felici. Luce, accenditi. Li vedete? Vedete i loro occhietti? Sono tutti felici perché abbiamo costruito sta roba qua. Così sono al calduccio, tranquilli. Ci portiamo loro quattro. Il quinto, che è il primo che abbiamo addomesticato, ce l'ho giù sotto nelle zone radioattive dove ci sono gli ovetti di Rock Drake. Lo lasciamo lì. Direi che non è nemmeno il caso di portarci dietro i Rock Drake. No, credo che siano quasi superflui. Io cavalcherò un Reaper King e poi dietro avremo la sfilza di megalosauri che ci possiamo portare dietro. Allora, ci dobbiamo portare dietro anche l'armatura, quella antiradiazioni, vediamo un pochettino. Allora, mi servono polimeri, ci andiamo a mangiare quel carchino che stava qua vicino, che ci darà davvero tanti bei polimeri. Dove sta? Eccolo qua, vieni. Ok, molto bene, vai con i guantini, vai con il casco, vai con la tutina di sopra, la maglia, pantaloni e scarpette. Poi figlioli, ci dobbiamo, io ho craftato già tante altre munizioni, ci portiamo dietro il fucile a pompa, credo che 100 siano più che sufficienti. Sì, perché tra i vari attacchi che ci fa, ci manda delle specie di palle energetiche, qualcosa del genere che possono comunque essere distrutti colpendole. Poi ci prendiamo altre bevande curative, ne ho fatte altre. Ok, solo 14 ne sono uscite. E la miseria, così poche. Andiamo a prendere quelle che c'è nel frigo, va. Ok, vediamo un pochettino. Ce ne prendiamo... Sì, facciamo almeno 200, dai. Abbondiamo, 250. Ovviamente non mi devo dimenticare di loro, questi bellissimi artefatti, che mi sarei tenuto volentieri qua, sono... Ah sì, di questo ne avevo presi già due, che sono facili. Questo qua invece no, lo dobbiamo togliere. Ok. E questo così tutto fucsia, così carino. Ok. Ci siamo. Allora, ci prendiamo lei. Speedy lo lasciamo, poi ci prendiamo tutti questi. Ecco, direi che così è sufficiente. Venite. Rocco e Moana li lasciamo qua. Tommagnatevi sta roba schifosa. Eccola lì. Perché è partito lui non lo so. Vabbè, pazienza. No! Spore bastarde! Ok, figlioli, ho trovato il modo per risparmiare spazio. I Rock Drake me li lascio appiccicati da sopra. Ok, molto bene. Bene, figlioli, io direi che ci possiamo prendere gli ultimi King e possiamo finalmente partire. Ce li prendiamo tutti e quattro. No, apriti dall'altra parte, ma mannaccia. Bravo. Ok, ce l'ho fatta. Allora, voi venite con me tutti e quattro, mi raccomando. Ottimo, ottimo, mi stanno seguendo, molto bene. Ok. Ok, figlioli, credo proprio che non ci manchi nulla. Il cibo l'ho preso, gli artefatti li ho presi. Beh, possiamo andare. Sì, sì, sì. Mamma mia che plotone, figlioli. Io non ho idea di quanto sia potente quel boss. Però credo che così... Beh, guarda, mangiamoci questo. Mangiamoci questo, incominciamo a fare strage. Dai, facciamo 1100 con loro.
Direi che non è affatto male. Ciao, ciao. Medusina, vieni. Miam. Io credo che tutta questa banda qui sia più che soddisfacente. Adesso li devo contare i megalosauri perché so già che li perdo. Allora, mettiamoci la tuta che ci dà protezione contro le radiazioni. Ok. No, chi è che mi ha ucciso il mio piumaluce? Ma dai, perché? Bah, non lo so. Sarà qualche uccellino che ho dimenticato nelle zone radioattive? Va a sapere. Vabbè, dai. Vorrei contare i megalosauri, ma onestamente non ne ho voglia. Andiamo, vai. Figlioli, alzo un po' la gamma, va. Ok. Chi è quello stolto che ha osato attaccarmi? Non lo so. Allora, dai, proviamo a passare di qua. So già che molti mi finiranno nella lava. Volevo dire, in quella cosa acida che ci ammazza, mannaccia. Spero di no. Vi ricordate che la prima volta che siamo venuti qui, un megalosauro, ovviamente, ci è finito dentro. Allora, proviamo a lanciarci di qua, per bene qua nell'angolino. Mi raccomando, nell'angolino, figliuoli. Seguitemi. No. Aia, devi non zampare. Ok. No, megalosauri, siete troppo... No, siete troppo in là. Ok. C'è da dire che i Reaper King subiscono davvero poco danno da questo acido qua, al contrario invece dei megalosauri che invece patiscono parecchio. Guardate chi c'è. Guardate chi c'è. Livello 100, basilisco femmina. Cavolo, figlioli, non è affatto male. Il livello 100 è proprio il più alto che ho trovato. Però purtroppo sto giro ce lo dobbiamo mangiare. Che tristezza, non ho tempo purtroppo per addomesticarlo. Eschi. Eschi che la mangio. Ok. Andato. Ah, vediamo un po' cosa c'è. Cos'è? Colore viola? Beh, speriamo che il violo sia decisamente meglio dell'ultimo che ho trovato. No, le solite cacche. Proprio non c'è verso. Oddio, c'è un altro basilisco. Guardate, ce n'erano due. Ma dai. Ma dai. Però livello 44. Poca roba. Allora, saltiamo qua sotto. Seguitemi tutti, ci siamo? Sì, non ne dimentico nessuno. No, sembra di no. Ok, andiamo, dai. Ci buttiamo qui, poi l'ideale sarebbe attraversare, andare da quella parte per poi buttarsi sotto nelle cascate. Però mi gira le palle attraversare così. No, venite qua vicino voi. Venite qui, ho detto, ma mannaccia. E sono disubbidienti questi, eh. No, 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 nel veleno, ma santo Dio, cos'è che non vi è chiaro? Guardate, se ne stanno lì. Ma porcaccia. Megalosauro, vieni. Ma porcaccia. Di nuovo, ma porca... Vabbè, andiamo, va. Tanto stanno sempre qui dentro. Venite. No, se ne stanno lì, guardate. Ma porca miseria. Uscite da lì. No, ma quanti cacchio di... Ma guardate quanti basilisco ci sono oggi, oh. Tu mi muori lì, ma porcaccia. Ok, strano, non li vedo sanguinare. Vabbè, è appena trovato... Ancora, quello è ancora dentro. Dai! Ma porcaccia. Oh, sembra fatto apposta, eh. Però è tranquillo, via, sta passeggiando. Guardatelo, ma... Ma mannaccia a te. Appena trovo una pianta Z, figlioli, ci mettiamo lì e recuperiamo tutta la vita. Figlioli, sono circa 10 minuti che sto provando a liberarla, ma non c'è verso. Si è glitchata qua dentro. E devo dire che è la più potente di tutti. È la The Queen 5. Chi è? Oh. Mannaccia. Oh, oddio, sì. Grande. Ero triste già, figlioli. Ero triste, ero convinto di doverla lasciare qui. Ok, dai. Allora, venite. Unitevi agli altri. Non ti incastrare più, te, mannaccia. E in Ark gli spostamenti sono sempre tragici, figliuoli. Ok, figlioli, ora dobbiamo cercare di buttarci qua sotto, cadendo nella parte più interna, dove c'è la spiaggetta, spero io, vediamo. Ovviamente potrei seguire la strada, ma per tagliare e fare un pochettino prima, almeno per l'andata. Ok, proviamo a scendere qua
piano pianino, così piano. Ho detto piano! Cos'è che non vi è chiaro, ma porcaccia? Venite! Venite! Giù, 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 no, 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 gira, gira, no, proprio al centro, pam, porcaccia, no, oddio, nel centro no, 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 via, 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 via di qua, toglietevi, via, via, zompate fuori, no, mi si sono messi pure in mezzo le palle, dai, toglietevi, oh my god, ah, oh, fuck, ok. Vediamo di ridurre i danni al massimo. Uscite fuori, please. No, se ne stanno lì dentro, guardateli. Ok. Due, tre se ne stanno lì. Li piace, si stanno facendo le terme. Uscite! Ok, direi che possiamo proseguire. Non so se sono tutti megalosauri, però vabbè, pazienza. Dai, uno più uno meno, che ce frega. Ok figlioli, dai, siamo quasi a metà strada, adesso ci buttiamo qua sotto e direi che per questo video possiamo terminare qui, sì dai. Guardate che bella immagine, così, rosso e azzurro, carino. Nel prossimo video figlioli continueremo l'ultimo pezzettino che ci manca per scoprire la posizione per accedere all'arena del boss, voi state un attimo tranquilli. Come sempre lasciate un bel like e ci vediamo prestissimo nel nuovo episodio. Ciao a tutti!